Buonasera e bentornati a Nido delle Aquile, 5 novembre 2020, ore 19 in punto. Nido delle Aquile torna per lo speciale Champions League, secondo appuntamento della settimana, qui dagli studi di Radio Roma Futura. E in onda per voi Marco Misseri dallo studio e in collegamento abbiamo Antonio Pilato e Alberto Alquadi. Bentornati ragazzi. Buonasera a tutti e bentornati al Nido delle Aquile. Buonasera ragazzi, Forza Lazio. Ciao, bentornato Alberto, bentornati Antonio. Allora, e come abbiamo già detto lunedì scorsa, a fine puntata torna l'appuntamento Champions League quest'anno del Nido delle Aquile, terzo appuntamento di stagione, e insieme analizzeremo la partita di ieri che si è disputata in Russia, a San Pietroburgo, alle ore 19, e terza partita del girone F, il quale vede in testa la classifica momentaneamente il Borussia Dortmund a 6 punti, segue la Lazio a 5, il Brugge a 4 e in coda lo Zenit San Pietroburgo a 1 punto. Andremo a leggere i commenti di tutti i nostri ascoltatori e insieme li commenteremo, cercheremo di argomentare la puntata. Solito speciale con le pagelle di Antonio Pilato, che andremo a commentare con Alberto. Bene, ragazzi, quindi ora possiamo partire. È stato un bel pareggio quello di ieri, importante. Abbiamo comunque mosso la classifica. Siamo ancora in piena corsa per il passaggio del turno. La Lazio continua a avere defezioni importanti, però la cosa più importante è che non viene mai sconfitta, battuta, nonostante le mille difficoltà, le mille assenze, i mille ostacoli che sta incontrando la banda Inzaghi in questo percorso, in questa stagione. Da dove vogliamo partire, Alberto? Dalla partita di ieri, che comunque offre sempre spunti importanti rispetto a quello che ci attendevamo, no? Visto, come dici te, tutte le carenze numeriche, anche a parte di qualità, ma anche numeriche, perché insomma, alla fine la Lazio in Champions sono due partite che affronta con una panchina abbastanza rimaneggiata, quindi cambi col contagocce. E quindi giocatori che continuano a giocare tipo Correa, tipo Milinkovic, 3 giorni dopo 3 giorni dopo 3 giorni. Quindi insomma, continuiamo a dire una Lazio con tantissimo cuore, che recupera una partita secondo me che non meritava assolutamente, visto come è andato il campo, di star sotto. E quindi forse pareggio pure stretto. Il primo tempo un po' in sordina, la Zenit sinceramente, per essere una squadra di prima fascia, mi aspettavo qualcosina di più, anche se avevo visto le altre partite. Bene, un buonissimo punto. Lo Zenit è chiaramente alla testa di serie di questo gruppo, perché poi ha vinto il campionato in Russia e penso che molto probabilmente per coefficiente non sarebbe la quarta squadra di questo girone, però visto un po' come funzionano i sorteggi di UEFA Champions League, che ogni vincente dei campionati più importanti viene automaticamente assegnata la possibilità di essere testa di serie di un girone, molto probabilmente il Zenit di San Pietroburgo in questo girone lo è per questo motivo, altrimenti difficilmente sarebbe stata una probabile testa di serie. Scusa il gioco di ripetizione di un girone di Champions League. Antonio, il No, tuo no, San Pietroburgo Lazio di ieri. Sì, confermo prima di tutto ciò che hai detto, perché appunto lo Zenit è una testa di serie proprio per quel motivo, altrimenti in base al coefficiente credo che sarebbe stato in seconda se non in terza fascia, quindi assolutamente sì. Ma poi comunque diciamo che non vive più i fasti magari che viveva magari circa 10 anni fa, quando poi è arrivato anche a vincere l'Europa League. Ex Coppa UEFA, ricordo, forse era ancora Coppa UEFA quando l'ha vinta lo Zenit, e comunque anche a fare dei percorsi piuttosto importanti in Champions. Ricordo poi una vittoria anche a San Siro, se non erro, contro il Milan. E, infatti, negli ultimi anni spesso era stato in Europa League, aveva affrontato anche il Torino vincendo nel 2015, passando il turno. E invece, per quanto riguarda la partita di ieri, ma diciamo che in parte mi associo a tutto ciò che comunque avete già rimarcato, comunque, soprattutto l'importanza di questo risultato, perché diciamo, qualora la Lazio, come speriamo, riuscirà ad affrontare la partita di ritorno all'Olimpico con tutti gli effettivi, ha la possibilità, quantomeno già dalla prossima giornata, di mettere le mani almeno sul piazzamento in Europa League, perché qualora dovesse battere lo Zenit, sarebbe
nella peggiore delle ipotesi aritmeticamente terza, quindi questo comunque secondo me già è un primo step importante da raggiungere, perché naturalmente tutti noi ci auguriamo di andare agli ottavi di finale, però ecco, nella peggiore delle ipotesi, meglio proseguire in Europa che non continuare affatto. Però ecco, il rammarico è tanto perché ci siamo giocati comunque due partite sulla carta molto più accessibili di quella col Borussia Dortmund, senza comunque le migliori pedine. Ma non credo nemmeno poi che bastassero tutte, però ecco, mi viene in mente già un 2-3 innesti in più per ognuna delle due partite. Magari forse non dico tutte e due, ma una delle due la portavi a casa. Però pazienza, bisogna fare i conti col materiale che si ha a disposizione. Quindi la Lazio ha fatto molto, molto bene, ottenendo dei punti pesanti che al momento comunque vedono la squadra di Simone Inzaghi seconda nel raggruppamento, che comunque è molto importante perché il secondo posto vale l'accesso agli ottavi di finale. Una cosa che mi viene però da dire è che secondo me, ecco, lo Zenit ieri è riuscito anche a strappare diciamo, questo punto, quasi una vittoria, perché comunque fino all'81esima era in vantaggio, secondo me in virtù di una maggiore esperienza che si è vista rispetto alla Lazio. Comunque i suoi interpreti, ecco, tra cui Lovren, che mi viene veramente tanto rimpianto, perché Lovren secondo me sarebbe stato un tassello importantissimo per la difesa della Lazio e sarebbe stato forse quello che cercavamo più di un David Silva della situazione. Ma lo stesso Rakitski, Barrios, giocatori che comunque con la loro esperienza sono riusciti a sopperire secondo me ad un tasso tecnico inferiore, perché con tutte le assenze credo che lo Zenit era tecnicamente inferiore alla Lazio, però questo è quello che secondo me invece la Lazio non è riuscita a mettere in campo e che però acquisirà grazie anche all'esperienza di quest'anno. Guarda, per una volta non sono d'accordo con te, Antonio. Nel senso, ovviamente, sia su un discorso di Lovren, perché comunque ha dimostrato anche grossissimi limiti sulla fase del gol di Caicedo, dove è lui che scivola e non regge bene la marcatura sul cross di Acerbi. E poi sull'aspetto della partita di ieri dello Zenit, secondo me la Lazio ha sofferto, al di là della stanchezza fisica mentale che sta portando i ragazzi di Inzaghi a essere meno lucidi, perché comunque sia tutte queste partite ravvicinate, non avendo i giusti ricambi, si crea quel dispendio di energie oltre misura. Infatti pure lui l'ha citato, l'ha sottolineato nell'intervista post partita, dicendo che i ragazzi stanno rasentando, stanno andando oltre ogni limite. Ieri la particolarità è che secondo me la Lazio ha affrontato l'avversario che poteva metterlo più in difficoltà in questo girone, nel senso lo Zenit è molto fisico, ha tanti giocatori fisici e basti pensare a Zupa, ma anche a centrocampo hanno tutti i giocatori di sostanza. Ogni volta che c'era una palla alta su calcio d'angolo o calcio piazzato, comunque sia, eravamo molto in apprensione perché loro fisicamente erano molto, molto validi. La Lazio è una squadra fisica, i centimetri di Milinkovic-Savic, di Acerbi, e a volte fanno la differenza. E secondo me, ieri, avere da quel punto di vista lo stesso livello nostro non ci ha permesso di creare quella giusta differenza tecnica che ci sono tra le due rose, perché mancavano chiaramente Luis Alberto, Immobile e Lazzari, però avevamo una squadra con tanti centimetri e tanta potenza fisica. Parola è un giocatore molto fisico, Hut, e quindi sullo stesso piano dello Zenit abbiamo un po' sofferto questo. Secondo me mancava poi quel cambio di passo, quella dinamicità che poi è arrivata nel secondo tempo, anche secondo me con un discreto Perea e con altri cambi che ha messo Inzaghi. Ieri il mister, nonostante le mille difficoltà, secondo me ancora una volta ha saputo correggere, in corso d'opera la formazione. Lui ha cercato molto di avere un atteggiamento speculare a quello dello Zenit. Lui era convinto che comunque sia, andando sull'uno contro uno, con i giocatori dello Zenit, il tasso tecnico della Lazio emergesse, cosa che non è avvenuta, appunto per quello che
che vi ho appena detto, secondo il mio pensiero, non c'è stata tutta questa differenza, perché comunque sia fisicamente erano come noi, se non più validi, ma tecnicamente a noi ieri ci mancava quello spunto, quella lucidità per fare la differenza. È arrivato un ottimo punto, senza ombra di dubbio, e il girone è pienamente alla portata, se pensiamo che comunque sia la Lazio viene da due trasferte in questo girone e viene comunque rimane al secondo posto dopo tre partite, è l'unica italiana imbattuta in questa Champions League, sì, ed bene rimarcarlo, questo è un aspetto molto importante. E la vittoria della prima giornata con il San Pietroburgo ha fatto sì che la Lazio acquisisse molta più sicurezza e molta più personalità per affrontare questa competizione, e secondo me in questo momento sta facendo la differenza. Ora è chiaro, non bisogna fare calcoli, bisogna comunque continuare ad affrontare partita dopo partita, però è chiaro che adesso hai la possibilità di affrontare prima Zenit e poi l'ultima giornata del girone, il Bruges in casa, e quelli saranno i punti più importanti per far sì che la Lazio prosegua il suo cammino in Champions League. Diciamo che già ieri, non avendo perso e avendo pareggiato, ti dà comunque grossi margini di sicurezza di non uscire dall'Europa a prescindere, perché qualora la Lazio non riuscisse ad andare in Champions League, la qualificazione in Europa League sia quasi certa, però non si può mai dire, facciamo tutti i debiti scongiuri, e quindi va bene così, affrontiamo partita dopo partita sperando di recuperare forze. Poi ragazzi, se volete voi fare un vostro pensiero, una parentesi su tutto quello che stava accadendo, questo caos tamponi tra UEFA e Federazione Italiana Gioco Calcio, perché comunque sia, io sono sincero, non mi voglio intromettere in questo argomento perché non ne sono in grado e non penso di conoscere appieno la situazione. Però è chiaro che si fa un gran parlare e comunque non è facile affrontare tutte queste situazioni. Alberto, il tuo pensiero a riguardo quello che sta succedendo su questo caos tamponi? Anche ieri Dare, prima della partita, giustamente a gran voce ha detto ci vuole un'uniformità di giudizio tra UEFA e Federazione Italiana. E su questo siamo perfettamente d'accordo, però non è la Lazio che deve pagare il Lazio. Io veramente spero che alla fine di questa storia la Lazio veramente, per una volta per tutte, cominci a querelare gente come Cairo e la sua testata, perché neanche io voglio entrare sul discorso sanitario, perché naturalmente non lo sappiamo, l'ha fatto il direttore della società che fa i tamponi, però è talmente lampante che cioè, veramente articoli tagliati, mozzati, tanto per creare addirittura adesso a Sport una denuncia con le carte federali, insomma veramente 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 vergognoso. Se questo è giornalismo, sinceramente è ora di farla finita, anche perché comunque questa società che fa i tamponi per la Lazio non li fa solo per la Lazio, ma li fa per praticamente quasi per tutta la Campania, quindi si dovrebbero preoccupare pure i cittadini normali a questo punto che vanno a fare i tamponi nella sua società. Insomma, veramente spero, sicuramente si chiuderà tutta con una, anche perché, ripeto, nel caso in cui si accertasse la non veridicità dei tamponi, io ripeto, se io vado a fare un'analisi a un laboratorio qua sotto, io mi fido del risultato che mi dà. Non è che se poi si accertasse la Lazio che ha fatto falsificare i certificati, è un altro discorso, se no non vedo la Lazio che possa, cioè se il laboratorio mi dice che sono negativi, per me sono negativi e giocano, punto. Insomma, poi veramente è uno schifo. Poi credo che comunque sia, a inizio stagione la Lazio avrà comunicato alla federazione, o anche già dalla scorsa stagione avrà comunicato chi effettuava i tamponi, qual era lo studio medico, il centro che sì, analizzava i tamponi dei testati della Lazio, e quindi loro già lo sapevano prima in federazione. Ma sì ragazzi, ma
dopo che la Lazio ha perso col Torino, e chi è la testata che più attacca la Lazio? La Gazzetta dello Sport. Poi, cioè. Ma in realtà ce n'è stata anche un'altra che fa sempre poi riferimento allo stesso editore, ma diciamo che poi a prescindere da questo e da alcuni veramente attacchi beceri, perché non riesco a definirli in altra maniera, cioè ci sono talmente tante falle in questo, diciamo, quadretto in cui la Lazio avrebbe fatto degli illeciti, che veramente poi basta poco per smontarlo. Cioè, mi viene comunque già da pensare che la procura è stata a Formello tutta la settimana scorsa, quindi evidentemente qualcosa, per forza di cose, avrà dovuto verificare. Se c'era stato poi qualcosa, appunto, di losco, sarebbe dovuto già venire fuori. In primis, due, è stata data poi una spiegazione che negli articoli delle testate di cui parliamo, senza citare nomi e quant'altro, erano comunque distorti, sì, comunque diciamo mozzati, perché c'erano delle parti mancanti che poi sono venute fuori negli altri articoli che spiegavano appunto la reazione a questo terzo reagente che analizza diciamo, questo laboratorio nello specifico rispetto ad altri, che non è. Diciamo, non comporta, diciamo, la positività al Covid, e quindi diciamo, il punto fondamentale è questo: se non comporta la positività, di cosa stiamo parlando? Cioè, è proprio quello il punto, il nocciolo della questione. Oltre che comunque poi in primis andrebbe uniformato tra UEFA e tutte le federazioni, non solo quella italiana, il parametro di giudizio della positività, perché allora sì. Immobile deve essere Non positivo, sarebbe ma mi l'unica dico cosa che lui per dirne tante. l'UEFA dovrebbe uniformare, a cominciare dagli stati mezzi pieni o vuoti. No, vabbè, sì, ma quello è un altro discorso che sicuramente è ingiusto, tanto tanto ingiusto, però diciamo, rifinendo questo discorso qui, credo che è normale che se uno in Italia si usa un parametro e in Europa se ne usa un altro, è normale che Immobile col Torino giochi. E con lo Zenit no, cioè non è che ci sono troppe spiegazioni, c'è da sconvolgersi, da scandalizzarsi come vedo fare in giro, perché poi non capisco perché questo clamore mediatico non ci sia stato. Ci sono stati altri due casi accertati, cioè che hanno avuto lo stesso risvolto, ovvero quello di Hakimi per Inter l'Inter e per di Roma. Mancini con la Roma, cioè lo stesso parametro. Loro non hanno giocato nelle coppe europee, il turno successivo in campionato hanno giocato tutti e due. Non capisco perché in questo caso si deve alzare un polverone, in quelli no, cioè. Ripeto. Il bello è che per noi ci sono già sempre le sentenze. La Serie B la squalifica, ultima iniziazione. No, vabbè, ma quello è per destabilizzare e per far cadere in una trappola comunque una società che, devo essere sincero, sotto questo punto di vista, ok, che magari poteva fare qualcosina in più sulla comunicazione, però comunque sì, credo, per quanto mi riguarda, almeno apparentemente si riesce a difendere bene, nel senso comunque non cade nelle trappole, perché sono comunque molto provocatorie queste illazioni così, quindi sarebbe anche molto facile cadere diciamo, in tentazione, però diciamo che la Lazio non si è mai scomposta, e questo comunque secondo me è un punto a suo favore. Assolutamente sì, sono d'accordo. Bene, prima di arrivare al momento delle pagelle di Antonio, anche su quello oggi non siamo d'accordo, ma prima fuori trasmissione le stavo leggendo, le stavo analizzando, ho detto: mi sa che io e Antonio ieri abbiamo visto un'altra partita, a Attento differenza Antonio, se ti salta il delle collegamento, sai per qual è il motivo, altre volte. eh? No, 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 non lo No, faccio ma il bello è saltare. anche questo: potersi confrontare e esprimere i propri giudizi anche se diversi. No, 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 Posso tornare non lo faccio. Sì, vai. un attimo su prima? Secondo me non è più, parlato di Inzaghi, il cambio in corsa tra il primo e il secondo tempo. Penso che cominci a essere una programmazione, una vera e propria programmazione. Vai a Torino, giochi con sei persone nuove e poi al secondo tempo comunque bastano due innesti come sarebbero bastati ieri, un Leo e Immobile, e cambi la partita. L'hai fatto col Torino, l'hai fatto ieri con Zenit, l'hai fatto col Borussia. Quindi secondo me comincia a essere una programmazione un po' per far entrare nei meccanismi nuovi, a parte Morici, Marco, e per comunque giocarti il secondo tempo in un modo diverso rispetto al primo. No, in parte posso essere d'accordo con te, Alberto. Secondo me il mister quest'anno
ha capito che comunque c'è bisogno di una certa turnazione dei propri giocatori, visti tanti impegni ravvicinati, visto la scorsa stagione nel periodo post-lockdown, la Lazio ha sofferto tantissimo, una rosa abbastanza striminzita. Quest'anno comunque sia ci sono elementi in più, poi ognuno può avere il proprio giudizio al riguardo, però comunque sia la rosa si è ampliata e quindi lui cerca di creare delle turnazioni per far sì che la Lazio fisicamente regga l'urto di tanti impegni ravvicinati. Allora, prima di andare sulle pagelle, visto che il tempo è tiranno e comunque già un terzo della trasmissione, per fortuna, piacevolmente è già passato, un piccolo inciso su Caicedo, l'uomo della provvidenza. Adesso è diventata abitudine. Entra Caicedo e ci ritroviamo a esultare come pazzi forsennati, però io credo che lo spazio per questo ragazzo non sia mai abbastanza. Ieri ha tolto le castagne dal fuoco un'altra volta. Alberto, più volte giustamente hai citato la professionalità del ragazzo, un ragazzo sempre silenzioso, a disposizione del mister e della squadra, e comunque sì, ogni volta che entra in campo dal suo contributo. Non smettiamo mai di innamorarci di lui, però io penso che nonostante ciò, ieri c'è bisogno ancora più di esaltarlo. Lui a 32 anni riesce a trovare il primo gol in Champions League ieri a San Pietroburgo. Credo che ormai abbiamo capito che Caicedo è un giocatore che, se l'abbiamo visto in altre circostanze, si entra dall'inizio titolare, non dà lo stesso rendimento di quando poi entra a partita iniziale. Evidentemente è una caratteristica sua, perché poi tutto quello che è i risultati che poi tira fuori dalle partite, dalle ultime, anche da quelle dell'altro anno, lo fa sempre a partita cominciata. Quindi sulla serietà, sulla professionalità dell'uomo soprattutto e poi del calciatore, penso che ormai è sotto gli occhi di tutti, per fortuna che l'Arabi insomma ha preso. Ma sì, io lo dicevo anche poi, se non ero proprio in puntata lunedì scorso, non continuavo a non capire quest'estate perché dovesse andare via. Cioè, è un elemento che comunque l'anno scorso è risultato positivo, cioè, nel senso, no, evitiamo termini del genere, è stato decisivo in varie circostanze, fatto gol pesanti. Comunque in generale si è dimostrato importante per l'economia del gioco di Inzaghi. Non capisco perché doveva essere ceduto proprio ora che avevamo un impegno in più molto importante, che magari appunto rispetto all'Europa League, che ti può permettere delle turnazioni diverse, comunque di far giocare davvero comunque anche dei ragazzi più giovani e così. Non capisco perché doveva andare via. Però Però su credo che l'abbia detto questo... proprio tu, Antonio. Forse la Lazio aveva dato un No, l'aveva qualcosa detto di meglio. Gianfranco questo, Ah, l'aveva detto Gianfranco. e Io comunque non questo so, diceva effettivamente tutto. non so come sia andata la situazione. Probabilmente sì, forse aspettava un'occasione, però ecco, poi oggi vedevo un servizio di cui parlavano che la Lazio non avesse trovato l'accordo con questa squadra. Quindi poi vabbè, magari le versioni sono sempre discordanti. Per quanto mi riguarda, la cosa importante è che sia rimasto poi, perché a questo punto non importa. Però ecco, diciamo che il gol poi in Champions, sì, è il frutto, diciamo, del lavoro di tanti anni che ha costruito anche lui insieme alla squadra, ed è meritato. E sul suo impiego mi associo completamente al pensiero di Alberto. Credo che proprio sia proprio devastante questo suo ingresso a partita in corso, perché è proprio quello che ha fatto la differenza. Entra magari approfittando degli avversari che sono un po' più stanchi, e spesso e volentieri è andato a segno. Quindi Scherzando, lo dice proprio lui pure ieri sera nell'intervista. Dice: evidentemente quando entro sono più fresco rispetto agli avversari e riesco, perché gli chiedono: ma come mai sta cosa, domande sciocche, come mai gol all'ultimo? Dice: probabilmente perché sono più fresco rispetto agli altri, do di più. ma l'impatto proprio che dà anche a livello caratteriale, sembra che dia proprio una smossa alla squadra, che dia proprio linfa nuova, anche se poi ieri, cioè nel senso, sicuramente ha fatto la differenza rispetto a Murici, però che comunque credo, poi vabbè, ci arriveremo dopo nelle pagelle, comunque credo non sia nemmeno stato servito come dovrebbe essere servito comunque per un attaccante, premesso che deve ancora migliorare tanto.
A proposito di impatto sulla partita, no, vorrei fare un appunto su, poi ci arriveremo, penso, sulle pagelle. A me è piaciuto tantissimo Pereira come è entrato. Questo, come dicevi te Marco l'altra volta, abituato alla Champions, si vede, perché comunque è uno che dà l'impronta. Fino a quel momento non si riusciva a trovare l'uomo che faceva uno contro uno, ma passavamo sempre da una parte all'altra del campo per vie centrali. Quindi invece lui è entrato con una verve diversa rispetto a tutti gli altri. Complimenti. Sì, ora entriamo più nello specifico. Leggendo le pagelle di Antonio Pilato, le abbiamo anche messe in sovrapposizione alla schermata. Ricordiamo poi a tutti i nostri sostenitori del Nido delle Aquile che possono comunque partecipare alla trasmissione con commenti che andremo a leggere in diretta. E da quest'anno ci sono diverse novità. Diciamo, siamo in onda anche su YouTube, oltre che sulla classica pagina Facebook Nido delle Aquile, quindi per chi ci volesse seguire anche sul nostro canale di YouTube basta andare alla ricerca del Nido delle Aquile, quindi non solo la pagina di Facebook per interagire con il Nido. Bene, allora andiamo a leggere le pagelle di Zenit Lazio, le pagelle di Antonio Pilato. Allora, Antonio da 6 a Reina, Patrick 6, Hutt 6 e mezzo, Acerbi 6, Marusic 6, Akpro 5 e mezzo, Milinkovic, Savic 6 e mezzo, Parolo 6, Fares 5 e mezzo, Correa 6, Muriqi 6, Caicedo 7 e mezzo. Bene, allora andiamo in ordine, cerchiamo di essere più concisi possibili, anche se so che non saremo in grado di farlo perché chiaramente avremo tanti tanti spunti da analizzare insieme. Partiamo dalla prestazione di Reina 6, Antonio. Ma Reina comunque è stato inoperoso, quindi quando è così subisce il gol su cui non può nulla perché sono così davanti al portiere, quindi 6 per il resto da sicurezza e poi ora è vicino poi a diventare uno dei tre calciatori di sempre più presenti nelle coppe europee. La prossima presenza eguaglierà Paolo Maldini a quota 174. Io Patrick... un mezzo punto in più io darei, perché era tanto che aspettavo, ma questa è una cosa mia. Negli ultimi 3 o 4 minuti, il portiere che prende l'ammonizione giustamente per fare rifiatare la squadra e che sbagli in faccia una bella parolaccia all'arbitro, perché nulla fa finta che non perdeva Ah, tempo. giusto un inciso. Sì, sono d'accordo con te, Alberto, anche se comunque anche Stracoscia ogni tanto me lo ricordo che se ne faceva riusciva a trovare qualche ammunizione. Non sempre, non capendo che lo doveva fare più spesso, però riusciva anche lui. A me Reina ieri è piaciuto perché comunque sia dal punto di vista della costruzione del gioco si vede che ha maggior qualità rispetto a Stracoscia. Inoperoso, sono d'accordo con voi, il gol poteva farci poco o nulla. Una piccolissima parentesi proprio di 10 secondi su un arbitraggio secondo me indegno quello di ieri. Secondo È me vero, è vero, è andato assolutamente. anche eh? scadente. A un certo punto, al secondo tempo, non ci ha più fischiato una punizione. No, Cioè, no, non secondo me no, ma non poi l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto, nemmeno nel primo, sinceramente, quindi subito pronti con i no. cartellini nei confronti della Ma Lazio. secondo me è voluto anche perché già dalla prima ammonizione di Akpro lui già fa capire che con noi si presenta in un determinato modo, non ci ha mai più concesso nulla e ogni entrata era un'ammonizione, ogni dubbio la punizione veniva concessa allo Zenit. Ecco, non vogliamo fare complottisti, anche se io sono il primo di questi. Però dalla UEFA io mi aspetto questi arbitraggi di continuo, anche perché vista un po', a parte storicamente la Lazio in Europa non è stata mai ben vista dall'UEFA stessa, non ci scordiamo le varie squalifiche a porte chiuse negli stadi, non ci scordiamo l'arbitraggio di Istanbul col Fenerbahce che ci ha mandato fuori così meritatamente, non ci scordiamo tanti, tanti episodi dove la UEFA non c'è mai l'omertà che ha avuto la UEFA in quel che è successo a Varsavia, lo scandalo di Varsavia. La UEFA non ha fatto nulla né per la Lazio né per i tifosi della Lazio. E al di là di quello, io mi Tornare aspetto. agli anni del 73-74, quando Vabbè, ha tutto inizio da lì. Quello è stato soltanto, diciamo, l'inizio di tanti episodi. A cui aggiungerei comunque, anche secondo me, poi non abbiamo mai parlato perché poi è sempre stato un po', diciamo, offuscato dalla debacle che ci fu a Salisburgo, ma anche l'arbitraggio dell'andata all'Olimpico col Salisburgo con un mamma mia. rigore ridicolo, inesistente, e oltre che comunque con tante decisioni
che in quella serata mi lasciarono un po' perplesso. Poi, vabbè, eravamo contenti alla fine di quella partita, prima del ritorno, però ecco, anche lì forse un Tra l'altro, po' scusate, carenti. il metro di giudizio sui calci di rigore, su Marusic mi devi dare Sì, rigore. bravo. Non è stato nemmeno rivisto questo episodio, cioè è Neanche stato hanno rivisto fatto, da sì, al sono, ha VAR. scritta sotto, abbiamo visto che hanno fatto il check, ma No, insomma, ma vabbè. era vergognoso No, perché è un rigore nettissimo quello. È molto più rigore quello di Marusic che quello a Bruges di Patrick. Ma al sì, di là di questo. assolutamente, assolutamente. No, ma vorrei sottolineare solo una cosa, scusatemi, che Vai, vai. al di là dell'arbitro, proprio che non è stato fatto rivedere dalle immagini, cioè io questo episodio non l'ho più rivisto nel momento in cui c'è stato quel potential check apparso in sovraimpressione, l'episodio non è stato più fatto rivedere, non c'è nelle sintesi, cioè questa è la cosa secondo me più assurda di tutte, però vabbè. No, Io non era, ero appena arrivare. anche il primo tempo, anche al primo tempo, cioè all'inizio c'è un tiro da fuori area che reclamano mano, sicuramente non sarà mano, ma non c'è stato nemmeno il replay. È vero, è vero. Ma io era Però mi intorno. sembra di averlo visto però che non c'era, se non erro, il tocco di Sì, mano. ma Poi io... Però non è stato. Sì, però non c'è una controprova. non è stato neanche un check. No, ma io è per arrivare al punto tale che conosciamo il trascorso della Lazio in Europa e il pensiero della UEFA sulla Lazio e non vorrei che tutto quello che sta accadendo attraverso i tamponi poi comunque sia un altro strumento per mandarci determinati arbitri in maniera tale che il cammino della Lazio venga interrotto quanto prima. Purtroppo Una mia idea sappiamo non è. tutti che i tamponi non sono Rolex e quindi la differenza tra noi e gli altri è tanta. Sì, no, però siccome noi come ci muoviamo con loro ce la fanno pagare in un modo o nell'altro, visto che comunque sia ci sono stati determinati esiti sui tamponi fatti i calciatori della Lazio prima di Bruges, poi la Lazio il campionato ne ha fatti altri, visto che poi la Lazio ha potuto schierare coloro che non sono stati messi in campo in Champions League, non vorrei che poi questo metodo alla Lazio la UEFA stessa lo voglia far pagare. Chiusa parentesi, ritorniamo sulle pagelle. Quindi, dopo Reina, Patrick 6. Vai, Antonio. Giustifica a Patrick. Dopo tanto tempo non ha fatto cappellate, quindi il 6 scolastico glielo posso attribuire nuovamente. Alberto? Sì, ci sta, sei. Ok, non lo vuoi argomentare, io il 6 lo do perché ci mette un impegno. Il mio pensiero su Patrick rimane sempre quello: un giocatore che comunque sia, se la Lazio alla rosa in pieno organico, sarebbe la terza quarta scelta. Luis Felipe, secondo me, ieri avrebbe fatto molto meglio di Patrick stesso, però va bene così. Andiamo su Ut, 6 e mezzo. Beh, credo che sia stato difensivamente parlando il migliore del reparto, anche perché fa una chiusura rischiosissima il secondo tempo, però ha avuto ragione lui. E in generale, comunque, ho visto meglio lui che Acerbi nel duello con Zuba, che è stato un cliente scomodissimo, tra l'altro, mamma mia. Stiamo Sì, mamma mia, il giocatore parlando del anche di basket 10 è quello. centimetri in più quelli di Utto rispetto a Acerbi. Vai, Alberto. Ma grosso, un giocatore del basket, dico quello, no? Di calcio. Poi, questo è tutto lo schema del Zenit, era quello, palla lunga, spizzata di qua e di là. Sì, giusto il 6 e mezzo perché credo che stia acquisendo sempre più personalità e mi convince sempre di più. Mi è piaciuto, sì, quella scivolata mi ha lasciato un secondo col fiato sospeso, però. Non è la prima che fa, è buon intervento. Sul gol un po' tutta la difesa ha dormito. Allora, proprio su questo volevo il vostro pensiero, nel senso che a me Ut, sì, leggermente crescendo rispetto alle altre prestazioni, non mi ha entusiasmato, però comunque sia, non, come hai detto su Patrick, ieri Ut non ha fatto grossissimi errori di lettura, in fase di impostazione il giocatore è quello, lo sappiamo, ma in fase difensiva non ha fatto grosse sbavature. Però sul gol preso da Erokin, allora non era un'azione semplice e facile. Acerbi non riesce a contenere Zuba sul contrasto aereo. Lì Ut lascia la marcatura per andare su Zuba. Secondo voi è stata una chiave di lettura giusta o doveva comunque mantenere la marcatura su Erokin, visto che poi la palla è andata direttamente su di lui? Beh, è stata Senza un'azione molto strana. vostro pensiero.
Beh, è stata un'azione un po' strana, dove comunque c'è una concomitanza di colpe che è veramente abbastanza palese, perché puoi permettere ai giocatori di fare un 1-2 di testa in aria così è grave a prescindere da tutto. Quindi in generale c'è una dormita di tutti. Poi vabbè, a questo punto lo posso spoilerare ora, però per me, diciamo, do un po' più di responsabilità ad Acerbi, che ha perso praticamente Zuba in quella circostanza. Quindi da lì poi si genera il tutto, Da quel l'1-2. momento in poi è tardi, andava a mettere qualcosa. Esatto, cioè poi sì, ovvio che Ut va in ritardo su Erokin e tutto, diciamo, il meccanismo difensivo salta, però, diciamo, se devo andare in ordine temporale, il primo che commette un'ingenuità è lui. Ok, Da, quindi l'abbiamo andiamo. detto l'altra volta, poi no? Da esterno Acerbi non è come da centrale, quindi perde un pochino Acerbi, però speriamo di guadagnarlo su Ut piano piano. E quindi andiamo su Acerbi Antonio dai 6 e appunto su quanto avete detto voi ragazzi. E sì, Acerbi ultimamente sta avendo qualche lacuna di concentrazione sulle marcature. Viene subito in mente l'episodio di Torino. Anche ieri è vero che non era difficile contenere Zuba perché comunque era 20 centimetri più alto di lui, più largo, più grosso, era difficile proprio marcarlo. Però è vero anche che la Lazio acquista molto di più in fase offensiva, perché rispetto a, mi viene in mente, Radu di l'altro anno, qualsiasi altro interprete difensivo, Acerbi in certi momenti della gara fa proprio l'ala sinistra. Infatti Sì, parte da lui il cross poi al gol di assolutamente. Caicedo. Antonio, da fantacalcista, mezzo punto come per l'assist da gol, glielo devi dare. Sì, infatti, però ecco, se no, hai perfettamente ragione. Però Alla fine ecco, un ti mezzo di un dirò, mezzo. diciamo che il fatto è che un difensore per me principalmente deve fare bene il suo ruolo in difesa. Ieri Acerbi tutto ciò che di buono ha fatto, cioè la maggior parte delle cose che di buono ha fatto sono tutte a livello offensivo e non è solo quell'assist, perché poi comunque si era spinto già in avanti diverse volte, ormai è diventato un leitmotiv della Lazio questo. Gli E hanno come fatto diceva fare la corsa Marco, sulla fascia che Porello per tornare indietro ci ha messo tanto, ma ma è insomma, anche lascia. comunque, come diceva Marco, una soluzione in più ora importante, perché poi vi ricordo anche l'assist con l'Inter, diverse sue discese ormai, e questo secondo me potrebbe anche aprire spazio a questo, per me, argomento caro della difesa a 4, che così con Acerbi potrebbe tornare in auge. Però vabbè, se Simone Inzaghi ci ascolta magari può prendere spunto. Però Ieri il mister, dopo 10-15 minuti, sì, urla fa in 4-4-2, sì. modo di. Sì, mi sembra un Inzaghi un po' tornato al primo anno, dopo il primo anno di Lazio. Il primo anno di Lazio furono quelle 7 partite famose post Pioli, però il primo vero anno effettivo era il primo anno di Immobile del 2016, quando Sì. comunque Simone Inzaghi era dal punto di vista tattico molto più Non gli piace versatile. Acerbi. Eh? Non gli piace Acerbi. No. No, no. Quindi, allora abbiamo detto di Acerbi, andiamo su Marusic 6. Sì, guarda, Marusic credo che meriterebbe comunque un monumento per quello che sta facendo, perché sta giocando in condizioni oscene, cioè nel senso meriterebbe di riposare, però purtroppo non si può. Quindi valuto in base a quello che fa in campo, fa il compitino, ma che quello giustamente può fare in questo periodo perché non ne ha più. Quindi spero vivamente, ecco, da ora in poi, da domenica in poi potrà riposare e quindi poi rimettersi in forma, però non può fare molto di più in questa fase. Sì, Vai, proprio Alberto. sufficienza streminzita, pure io sono d'accordo con Antonio, proprio per questo motivo, diciamo il 6 per l'impegno, perché indubbiamente stringe i denti, sulle fasce abbiamo giocato pochissimo, la Lazio gioca sulle fasce, ma non è stato incisivo come sempre. Però ieri, da quel punto di vista, Inzaghi richiamava molto spesso Patrick, perché proprio dal punto di vista difensivo non si andava a cercare Marusic, gli chiedeva proprio a Patrick di cercare Marusic sulla destra. Secondo me Marusic sta facendo la miglior stagione da quando è a Roma e lo vedo molto più solido, credo, più concentrato.
fa sempre meno errori. È chiaro che la partita di ieri rispetto alle altre forse un pochino in meno, posso essere d'accordo con voi, però sulla destra Marusic dà molte garanzie e manca appunto l'aspetto offensivo, che secondo me arriverà in futuro. Però la cosa che più mi piace di Marusic è che comunque da quella parte la Lazio è solida, è sicura e è difficile attaccarla. Andiamo su Akpak Pro 5,5. Beh sì, un po' un passo, leggero passo indietro secondo me rispetto a altre prestazioni. Ha perso un po' troppi palloni soprattutto nel primo tempo, probabilmente segnato poi dall'ammonizione che arriva molto molto presto, però ecco, non l'ho visto nemmeno poi spumeggiante negli inserimenti come l'avevo visto magari in altre circostanze. Diciamo che ci sta abituando bene, quindi mi aspetto un po' di più da lui. Alberto. No, sicuramente do la sufficienza, sì è vero, purtroppo gioca condizionato dai primi 5 minuti con l'ammonizione, purtroppo. Poi il secondo tempo viene spostato sulla fascia all'esterno e non giocano mai da quella parte. Come rientra a centrocampo, parte da lui con l'azione del gol, quindi no, per me sei... buona. Ma, sicuramente ci ha abituato bene Akpa, però io rimango del giudizio che bisogna un attimo un po' essere più calmi sul giocatore. Non mi aspetto chissà cosa da lui a livello di impegno, di dinamismo, di lettura in determinate situazioni, di inserimento, non gli possiamo dire nulla, però andiamoci piano su questo giocatore, perché se noi ci aspettiamo che possa esplodere e diventare uno dei migliori centrocampisti del quel ruolo, io non ci credo. Però ragazzo, già che comunque sia da tanto impegno e su ogni azione offensiva cerca comunque di entrare in gioco, è già tanta tanta roba. E Milinkovic Savic 6,5. Sì, vabbè, perché naturalmente, visto che l'azione poi che porta a quel gol, diciamo, nel finale dello Zenit annullato, quindi è nullo, quindi posso dare 6,5 perché ha fatto comunque una prestazione importante. Secondo me, ecco, è l'unico che è riuscito a mettere quel pizzico di esperienza di cui parlavo prima, ecco, che voto. Sì, no, calava vertiginosamente, per carità, no, ma ci tenevo a fare questa chiosa proprio importante, ecco, sì, perché comunque cioè, levando appunto quell'episodio, però per il resto poi lui si è distinto bene e prima di quella, diciamo, di quell'erroraccio comunque aveva sfiorato il 2 volte il gol che poi sarebbe praticamente valso mezza qualificazione agli ottavi, credo, qualora avessimo vinto, però ecco. Ripeto, si è visto proprio un giocatore di caratura più importante rispetto agli altri, però ecco, deve imparare a non fare più certe cose. Sì, quella è stata veramente una leggerezza, però sì, sono d'accordo con te, si vede proprio la differenza tra lui e gli altri, quello che fa il fallo, che reclama con l'arbitro, la spallata all'avversario, quello che poi comunque si fa passare la palla, chiede il passaggio ai compagni. Sicuramente è un top player, lo sta dimostrando sul campo. Un paio di occasioni alla fine, come dice Antonio, ha veramente sfiorato il gol, pure su due bei tiri, quindi sono d'accordo col 6,5. Sì, allora ragazzi, cerchiamo di essere più concisi, più brevi possibili, devo essere il primo io a farlo. Comunque sì, Milinkovic è il fuoriclasse in assoluto di questa squadra e ieri altra buona prestazione, però dal punto di vista della concentrazione, della lucidità, qualcosa può pagare visti tanti impegni ravvicinati che sta affrontando. Parolo 6. Beh, non posso non dare la sufficienza a Parolo, sai bene, insomma, il mio amore nascosto, no? Quindi, no, ma ha fatto quel che poteva, comunque anche lui è in debito d'ossigeno, quindi la sufficienza è il giusto premio. Perfettamente d'accordo, sai, lo merita comunque a prescindere da quando entra in campo, sta tirando tanto la cinghia, quindi giusto il 6. Bene, andiamo su Fares 5,5 da parte di Antonio. Ma diciamo è il medesimo discorso di Marusic, però con la differenza che è ancora più marcato, perché lui magari prova ad andare in avanti a volte, però poi sbaglia i traversoni, non riesce ad avere i tempi giusti. Però
Sono convinto che con un po' di con questa sosta tornerà il Fares che abbiamo visto nelle primissime uscite. Sì, sicuramente aspettiamo questo perché mi aspetto un po' più di proposizione da parte del giocatore, specialmente sulla fascia. Comunque, almeno qualche volta prova a saltare l'uomo, evidentemente non sta proprio in condizioni, quindi giusto, sotto la sufficienza, sì. E no, io la sufficienza a Fares la do, comunque sia, secondo me vale lo stesso discorso di Marosic, dà quella solidità in più dal punto di vista, dà quella solidità in più sulla fascia, è molto più concreto e fisicamente è difficile da superare, è chiaro che poi in fase offensiva deve registrare qualcosa in più, però la velocità di Lazzari lui non ce l'ha, quindi non posso pretendere queste cose da Fares, però secondo me sta in netta crescita e sta pagando anche lui tantissimo gli impegni ravvicinati. Sappiamo che non è in una condizione eccellente, nonostante ciò sta andando molto bene. Allora, andiamo su Cataldi, però penso che ha fatto ben poco a parte la produzione, quindi non vorrei soffermarmi più di tanto sul centrocampista romano. E Correa Pellegrini 6. verrà dalla punizione. Ah, ok. Correa 6. Beh, diciamo, primo tempo un po' più così così, nel secondo è stato più partecipe della manovra, del gioco, ha avuto qualche spunto, però sta giocando ininterrottamente Correa, e anche questa è una cosa, diciamo, nelle rotazioni forse lui è quello che ha riposato un po' meno, però ecco, anche questo è un punto a suo favore, sta veramente mettendo delle pezze, diciamo, nel reparto avanzato e ci auguriamo poi ben presto di vederlo un po' più spumeggiante. No, io allungo qualche secondo di più, no, non glielo do la sufficienza perché secondo me ritengo Correa un top player come Milinkovic e spesso e volentieri quando c'ha la palla tra i piedi sembra come se non abbia idee, è andata a sbattere 2 o 3 volte contro i difensori dell'altra squadra senza un'idea logica di quello che fare, magari sarà in debito d'ossigeno, però ha giocato le stesse partite di Milinkovic, quindi se sei un top player mi fa la differenza anche in questo momento, dosando le tue energie e le tue forze. E no, io su Correa sposo più il pensiero di Antonio, secondo me vale lo stesso discorso di Milinkovic, di Parolo, è quello che comunque sta affrontando più impegni di tutti gli altri, secondo me sta facendo un grossissimo lavoro dal punto di vista fisico, è chiaro bisogna chiedergli un pochino più di lucidità quando in azioni offensive, mi ricordo il tiro, cioè è arrivato debole dopo una lunga falcata, però comunque sia Correa queste mancanze sotto porta ce l'ha avute sempre, però secondo me il Correa di adesso è molto 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 utile alla causa. Andiamo su Morici 6. Sei perché nel primo tempo mi è piaciuto, è stato molto vivace, propositivo, ha sempre cercato di farsi vedere, di fare sponda. Poi vabbè, non segna perché se ha fatto un tiro in porta in tutte le sue apparizioni è stato quello da fuori e poi se non erro un colpo di testa. Quando verrà messo nelle condizioni di poter battere a rete, la giudicherò l'attaccante e capire se ha un killer instinct importante o meno. In questo momento non credo che ci siano i parametri per poter giudicare questo aspetto suo. Credo e spero che più di tutti gli altri stia soffrendo il momento della squadra che comunque gioca in affanno, che va sotto nelle partite, quindi è un po' più squadra da battaglia e quindi sì, lo fa perché fa quel poco che fa, desponda, despizza di testa, però io pure aspetto partite un po' più importanti dove possa incidere e penso che lo faccia. Allora, su Morici io non gli do la sufficienza, ma non gli do un'insufficienza grave, magari un 5 e mezzo. Sono comunque convinto che lui sta pagando la mancata preparazione, la situazione del Covid appena acquistato dalla Lazio, dove lui era uno dei contagiati, quindi è partito poi in ritardo per Roma. La condizione fisica è quello che è, non si è allenato bene, si deve amalgamare col gruppo. Gli do tantissime giustificazioni e tantissime attenuanti. Nonostante sono il primo che dice che quando viene acquistato un giocatore da 20 milioni per la Lazio è qualcosa di enorme, di grandissimo, quindi io mi aspetto un top player pronto subito. Però nonostante ciò voglio dare le giuste
i giusti alibi al calciatore kosovaro. Merita alla prestazione di ieri, non fa altro che confermare le mie idee sul ragazzo, che secondo me abbiamo preso l'ennesimo attaccante di manovra, non centravanti d'area di rigore. Lui è molto abile a fraseggiare, a fare sponde, a muoversi lontano dalla porta, e è un errore che ha anche Ciro, lo fa molto spesso anche Ciro Immobile, però nonostante ciò lui fa 20 gol l'anno, magari riuscirà a farli anche Morici, però mi dà sempre questa idea che la Lazio deve avere attaccanti che riescono a fraseggiare bene, che fanno salire la squadra, allargano il gioco, il campo. Lo voglio vedere, come dice Antonio, un po' più sotto porta, cercare di essere sentito in maniera tale che poi possa andare anche in realizzazione. Però aspettiamo, non voglio affrettarmi con i giudizi, ripeto, sono stati sborsati 17 milioni più bonus per un attaccante del genere, ovvero 2/3 della campagna acquisti della Lazio. Speriamo che presto ci ripagherà appieno il calciatore kosovaro. Allora, su Caicedo già ci siamo soffermati prima, 7,5, l'uomo della provvidenza, almeno così abbiamo sovrascritto prima, e quindi non penso che abbiamo bisogno di dilungarci maggiormente sul calciatore ecuadoregno. Quindi, allora, ultima parte di trasmissione, innanzitutto verso la Juventus, dimmi Alberto. Il mister non glielo diamo il voto? Il mister noi glielo diamo il voto, Antonio? Ma 7, perché sta facendo miracoli, avendo del materiale, cioè materiale nel senso di avere degli elementi a disposizione ridotti, cioè comunque andare a giocare una partita decisiva come quella di ieri senza Luis Alberto, senza Immobile, Lazzari, vabbè, tutta la lista della spesa sembra che comunque c'è, è tanta roba, e comunque riuscire a essere in gioco nel girone, rimettersi in sesto in campionato dove comunque si ha pochi punti anche dai vertici e dalle posizioni che competono la Lazio, in tutte le situazioni di emergenza ci sono state, è tanta roba. L'abbiamo sempre detto, il vero top player è lui. 7, confermo tutto quello che ha detto Antonio, è la forza. Io do mezzo voto in più, perché comunque sia è l'unico che sta facendo la differenza in questo momento, e sono 2 settimane se non una che lui ha disponibili 3 portieri e 14 giocatori di movimento. Fare 2 pareggi in Champions League e una vittoria in campionato è tanto. Io ci metto anche lui come responsabile di questa condizione, perché comunque sia la rosa la pianifica lui insieme al direttore sportivo, lo staff medico, e quindi dei vari infortunati a prescindere dalla situazione Covid, è lui che gestisce insieme al suo staff la parte sanitaria della squadra. Però è vero anche che Inzaghi non si smentisce mai, e che ci regala sempre pagine meravigliose di Lazio e di lazialità. Anche ieri un pareggio in Russia in Champions League in maniera sperata, soltanto grazie a quello che lui ha trasmesso a questi ragazzi, questa voglia indomabile di non essere mai sconfitti, di cercare sempre di emergere dalle mini difficoltà, questa squadra lo ha nel sangue soltanto grazie al suo tecnico. Bene, allora posto una notizia molto molto importante, proprio l'ultimo minuto, penso, non so se l'avete già vista, che Luis Alberto è risultato negativo al tampone. Allora sì, su Luis Alberto poi vuoi tutti i minuti che vuoi, dici. No, è risultato negativo al tampone, l'ha postato lui su Instagram. Ha postato lui su Instagram l'immagine del risultato negativo, quindi tornerà a disposizione. Te la dovevo dire per forza, Marco, una notizia mi ha cambiato la giornata, la settimana, mi ha risollevato in più, perché comunque queste partite senza di lui, senza nulla da togliere, la Lazio ha pagato tantissimo, cioè la Lazio senza Luis Alberto. Quindi sarà contento Cairo che giocherà contro la Juventus. Non lo so, a me poco interessa, quindi apriamo problemi suoi. Proprio in breve, Antonio, questa piccola parentesi, non per andare fuori tema della trasmissione, che era quello di analizzare la partita di ieri in Champions League, però comunque sia un 30 secondi verso Lazio-Juventus, Inzaghi deve fare di nuovo la conta degli indisponibili.
Eh sì, dobbiamo aspettare domani questi esiti dei tamponi, però ecco, una notizia già arrivata stasera molto molto importante, quindi chissà, magari riusciamo già a riuscire a recuperare sia lui che Immobile. Dirò a questo punto, cioè, vabbè, no, decidete di voi recuperare tutti, però magari anche Lazzari per il problemino che diciamo almeno di Marusic, comunque degli esterni, sarebbe fondamentale per giocarsela alla pari in uno scontro diretto e secondo me contro una Juve che è molto forte, però allo stesso tempo battibile per quello che si è visto. Poi, cioè, puoi anche perderci, per carità, è una gara da tripla, però secondo me, ecco, arrivarci con tutti gli effettivi aumenterebbe proprio la fiducia di poter fare risultato pieno domenica. Ieri ho visto po pochi minuti della partita della Juventus col Ferencváros, però penso che in questo momento sia la peggior Juve degli ultimi 10 anni. Sì, Non vista tra l'altro un risultato Ma non lo so, la abbastanza. vedevo peggio lo scorso anno, se posso dire la mia. Questa, secondo me, alla distanza emergerà perché emergerà il talento offensivo e tanto. Però, secondo me, la Lazio nei suoi effettivi a centrocampo ha tanto di più in questo momento. Cioè, la Juve non ha la qualità a centrocampo che ha la Lazio. Quindi, questo è un dato inoppugnabile. Io l'ho vista, stavo vedendo diretta, quindi ho visto abbastanza 4-0, due dei gol, ma veramente nemmeno in prima categoria. Un No, calcio di vabbè, ma rigore allucinante. Io, no, cioè, ma invece la la partita forza. loro di ieri trova, cioè, lascia il tempo che trova. È stata veramente una partita giocata contro una squadra, senza Se fossimo offesa, molto stati in girone debole. loro, noi avremmo sicuramente perso tutte e due le partite, ma poi viaggiavamo proprio lisci perché. Cioè, non puoi non incentrare la qualificazione con quel girone, insomma, E veramente poi ridicolo. No, ma poi su un paio di azioni del Ferencváros, proprio chiavi di lettura sbagliate da parte della difesa della Juventus. A un certo punto, Chiellini si guarda, viene richiamato da Pirlo, si guarda il mister e gli dice: ma io ce n'ho due, cioè proprio movimenti ancora sbagliati, slegati. Una squadra molto poco amalgamata. Io penso che veramente adesso come adesso è una Juve molto, 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 molto in difficoltà. E Infortunato allora, Ramsey pure, mi pare. Si è infortunato sì, no, Ramsey. non ho letto bene Sì, la. Ramsey salta la Lazio, questo è Non ufficiale. ho Sì. letto bene la Juventus. 30 secondi proprio, Antonio. Allora, quindi Luis Alberto, diamo il 100% che ritorna in campo contro la Juventus. E le altre percentuali diamo almeno un 70 su Immobile, Leva e Stracoscia. Ma io credo che questi qui sì, perché se per i parametri diciamo, adottati in Italia erano negativi la settimana scorsa, a meno di Almeno clamorose novità dell'ultimo minuto, penso siano negativi anche questa settimana, quindi poi magari credo sì. che siano da protocollo, credo che siano in bolla, no? Quindi insomma. Esatto, sì, quindi non credo che abbiano avuto altri contatti rischiosi. Ecco. Bene, Abbiamo allora. pochi secondi per la scritta che vedo in sovraimpressione. Peccato, No, purtroppo guarda. avremmo dovuto dedicare più tempo, però. No, ma al di là di questo, il tempo è tiranno, siamo perfettamente in linea con i tempi. L'unica cosa, Antonio, io e te, in merito a questa scritta, oggi Vincenzo D'Amico compie 66 anni, le pagine più belle scritte dal centropista biancoceleste. Io e te non abbiamo avuto il piacere e l'onore di viverlo e di vederlo, e quindi più di fare gli auguri noi non possiamo far altro. Quindi lascerei questi 2 o 3 minuti finali ad Alberto, che comunque l'ha vissuto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi è stata data del vecchio, quindi questo ho capito. No, stavo dicendo soltanto che tu hai avuto l'onore di vederlo, tutto qua. Però quando parliamo di Lazio ci sto perfettamente. E beh, che dire, l'abbiamo nominato prima i top player. Questo era un numero 10, un capitano, un top player in tutti i sensi, che ricordo prendere per mano una squadra di bambini e portarla alla salvezza da solo in una partita da Serie B con uno stadio strapieno. Quindi non ci sono parole per Vincenzo D'Amico, da sempre, dal 74 a oggi. A quando ha smesso, è un giocatore spettacolare, veramente senza parole, un funambolo in tutti i sensi, un grandissimo uomo, tra l'altro. Sì, no, più Alberto, che c'eri altro. tu al Lazio Varese dove fece la tripletta? Mamma mia, penso qualcosa di indelebile, cioè, nel senso, noi abbiamo visto i filmati, diciamo, documentati negli anni, però penso
vivere certi momenti, non lo so, da non laziale, sì. riesco nemmeno a descrivere, ecco. No, ma guarda, quello che mi ha sempre ricordato mio padre, per dirti, quando mi parlava di Lazio fin da quando ero piccolino, parlando di Vincenzo D'Amico, lui ha sempre detto il numero 10 più forte che abbia mai visto, e poi il più laziale di tutti, Bravo. lui mi ha sempre sottolineato il fatto che la Lazio nel 76, mi pare, o nel 77, lo vendette al Torino, al grande Torino, che vinse poi lo Nell'80. scudetto. Mi sa prima, comunque era il Torino di Pulici Graziani, era il Torino che aveva vinto lo scudetto di Sala e di quanti altri. Quindi lui andava in un top club, è durato meno di 8-9 mesi, meno di un anno, perché lui Un ha canale 1980, rinunciato a gran parte dello stipendio, dei soldi, pur di tornare a Roma in Serie B con la Lazio. Quindi da ragazzi, quel ma punto di vista. anche quando ha smesso, comunque, in qualsiasi canale, in qualsiasi momento, ha sempre difeso la Lazio, anche nei canali Rai. Io ricordo che faceva È comunque il vero. cronista per la Serie B, comunque, sempre uno dei pochi laziali che l'ha difesa a spada tratta, in quasi laziale dentro, veramente. Non ha Auguri, mai Gaetano. nascosto tutta la sua lazialità in Rai, e sappiamo quanto è difficile farlo per molti che partecipano alle testate Laziali. della Rai. Sì, assolutamente. Bene, ragazzi, allora ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo stati quasi perfetti, precisi e fantastici. Quindi, allora, andiamo in conclusione e ringraziamo Radio Roma Futura per averci dato questa possibilità, il secondo impegno in questa settimana, terzo appuntamento stagionale della Champions League della Lazio, che da quest'anno riusciamo ad analizzare anche questa fortuna di vedere la Lazio in Champions League. Ripetiamo ai nostri ascoltatori che ci possono sentire in podcast su Spreaker, possono seguire la pagina Facebook Il Nido delle Aquile, possono ritrovare la puntata di questa sera sul canale YouTube come le altre trascorse. Diamo appuntamento a lunedì prossimo, dove comunque ci sarà da analizzare la partita della Juventus. Lazio-Juventus, ricordiamo, domenica alle ore mezzogiorno alle 12:30. Sulla Andremo zona, perché ormai è diventata la zona. sì, Sulla zona. la Lazio ormai è da zone, sì. Sulla Lazio, per fortuna, perché io devo essere sincero, non mi dispiace da quel punto di vista come comunque trasmette le partite dal punto di vista giornalistico. A certe volte lo preferisco pure a Sky, però Ma no. sicuramente più imparziale, questo è da dire, sì. Assolutamente, perché tanto sappiamo che Sky è una versione giallorossa Manco è vero, Marco, manco è No, vero, no, perché no. poi ci sono cronisti come Orsi che non credo che abbiano un passato giallo-rosso, che sembrerebbe invece, non lo so, Alberto, Alberto, vabbè, io sì, ci sono questioni. stamattina apro e chiudo con questo. Io stamattina vedevo Sky Sport 24, davano i titoli di tutte le testate nazionali di sportive che parlano di calcio, e ci devono mettere sempre il romanista, ora con tutto il rispetto per una pagina del genere. Quando si mette la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, tutto sport ci sto, ma quando mi metti il romanista, poi comunque sia i giornalisti che ci stanno su Sky Sport 24, altro che, ritornando al discorso di D'Amico, manifestano le loro simpatie calcistiche. Peggio, te lo fanno proprio capire in tutti i modi che sono di una determinata sponda, però a Però noi non quelli ce ne sono dell'altra importa nulla. sponda. Io non mi aspetto da quello che comunque ha vestito una maglia dalla Lazio, capito? È lì che No, trovo un no, po' però di. quando capisci che loro lo fanno, allora magari uno come Nando Orsi, per dirti, che non sarà mai un Vincenzo D'Amico, tende comunque a emarginare il discorso che è della Lazio, perché lo vede come un qualcosa di sbagliato, problema suo, perché a noi ne andiamo tanto Ma fieri. sono sui vecchi attriti che hanno preso il sopravvento, Assolutamente. che però comunque appunto quando provi in amore verso una maglia, secondo me dovrebbero passare non in secondo ma in terzo piano, però vabbè, ognuno ha un suo parametro di giudizio. Perfetto, allora ragazzi, andiamo in conclusione. Abbiamo già detto dove i nostri ascoltatori possono rivedere la replica di questa puntata. Ringraziamo Max Morgante, Radio Roma Futura. Appuntamento a lunedì prossimo, ore 21, e Nido delle Aquile su Facebook, su YouTube. Buonanotte, buona serata e forza Buonanotte a Lazio. tutti, Forza Forza Lazio! Lazio.